Buonasera. Non si placano gli episodi di vandalismo alle auto. Questa notte i vandali hanno spaccato i vetri di alcune macchine tra Via Indipendenza, Via Mantova e Via Pretorio. A breve il sindaco incontrerà le forze dell'ordine per studiare un nuovo piano di sicurezza con telecamere e controlli. È stata inaugurata ieri la nuova sede del PD, ora in Via Pretorio 30. Il taglio del nastro è spettato a Lorenzo Guerini, ospite all'inaugurazione, portavoce vicesegretario del PD. Al suo fianco anche il segretario del PD provinciale Lucia Borsi, il sindaco Lauro Pistoni e il segretario del PD cittadino Matteo Mesini, che hanno fatto un breve discorso dopo il taglio del nastro. A seguire, brindisi e buffet per tutti i presenti. Si è conclusa ieri la prima edizione di GAL Generazione Legale, il festival della legalità che ha visto una ventina di iniziative tra incontri, spettacoli, aperitivi, musica e film. Tra gli eventi anche l'appuntamento A Emilia, un terremoto di nome 'Ndrangheta, organizzato dall'associazione Libera Informazione con l'aiuto dei ragazzi dell'associazione World. Ascoltiamo a riguardo le parole del coordinatore Lorenzo Frigerio. Settimana dedicata alla legalità, l'organizzazione è a cura dei giovani, il target di questi eventi sono i giovani. Questa sera si è parlato del terremoto e di quello che ha portato il terremoto anche in relazione alla legalità e alle mafie. Qual è il fulcro di questa tematica? Ne abbiamo dedicato un dossier, il dossier che ogni anno Libera Informazione, che è una realtà collegata a Libera, lavora e elabora per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. L'abbiamo intitolato quest'anno un terremoto di nome 'Ndrangheta, perché abbiamo collegato le recenti acquisizioni dell'Operazione Emilia alle vicende dolorose del terremoto che queste terre ha conosciuto in anni recenti. Abbiamo fatto un paragone, abbiamo sostanzialmente evidenziato come il terremoto con le sue crepe metta in evidenza tutta una serie di difficoltà che ci sono in termini di distruzione, di danneggiamenti, al pari di quello che fa la criminalità organizzata, che allo stesso maniera lavora sotto traccia per poi esplodere e fare danni. Questa regione è una regione che ha gli anticorpi per debellare questo fenomeno, a patto che decida di mettere in discussione la sua storia, che è una storia sicuramente importante, una storia che per molti anni ha segnato una diversità rispetto ad altre regioni, rispetto ad altri territori, ma che non ha impedito purtroppo alla criminalità organizzata di infiltrarsi e di fare quei danni che oggi i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna stanno toccando con mano. Fino a qualche tempo fa si pensava che la criminalità organizzata fosse assente nel Nord Italia, oggi è acclarato che non è così. Farlo capire ai giovani è importante perché così nel futuro saranno preparati, sapranno a cosa vanno incontro. Sì, al futuro, ma direi anche e soprattutto al presente, perché tutte le volte che si parla dei giovani in relazione al futuro è sicuramente una proiezione importante, un'aspettativa che dobbiamo dare a questa società che non è stata in grado adesso di reagire con gli anticorpi dovuti. Questo però non deve chiamare fuori da ogni responsabilità il momento attuale, i presenti, gli adulti, gli stessi giovani che oggi sono cittadini. Non c'è bisogno che aspettiamo che domani siano cittadini, lo sono già oggi possono fare qualche cosa a partire dalla conoscenza, a partire dalla consapevolezza che questo problema che purtroppo c'è in questo territorio è un problema che loro possono aggredire nella misura in cui sapranno essere cittadini, consumatori, elettori all'altezza della situazione, non soltanto persone che delegano a qualcun altro la soluzione dei propri problemi, siano queste persone a cui delegano i magistrati o le forze dell'ordine. La criminalità organizzata, ce lo insegna oramai, è una storia, ahimè, plurisecolare nel nostro paese, è un fenomeno che non riguarda soltanto gli apparati repressivi dello Stato, è qualcosa che non può essere soltanto sconfitto con l'azione della magistratura, importante e necessaria, con l'azione delle forze dell'ordine, importante e necessaria, ma richiede uno sforzo corale. Perché le mafie sono forti, perché c'è una società che nel suo complesso è distratta. Ecco, credo che sia successa la stessa cosa anche qua. Le argomentazioni, quello che abbiamo tirato fuori in questi oramai quattro dossier, perché la collaborazione con l'Assemblea Legislativa va avanti da più di 4 anni, dimostrano come questa lenta introduzione delle mafie in questo territorio abbia potuto farsi forza, soprattutto perché c'era una società civile disattenta. Passiamo allo sport. A
Amara la sconfitta fuori casa che i neroverdi hanno subito ieri contro l'Atalanta. Dopo il primo gol di Dennis al 43esimo, il sinistro a giro di Berardi al 59esimo non è bastato. La rete di Dennis al 63esimo ha sancito la vittoria dell'Atalanta. «Sono stati bravi a sfruttare la nostra ingenuità», ha affermato Mister Di Francesco. «Ma il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo concludere al meglio e domenica contro il Torino cercheremo di ritornare ai 3 punti». Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci domani.